E bentrovati, amici e amiche. E sì, alla fine è uscito. Ma sarà degno del suo predecessore? Uscito nell'8 febbraio del 2024, il Divers 2 ha sfondato ogni record in pochissimo tempo, diventando il nuovo fenomeno, scansando quasi completamente Palworld dal podio per numero di utenti connessi e vendite fatte in pochissimo tempo. È stato un successo inaspettato fin dalle prime ore. E sì, non sto parlando a vanvera, era veramente inaspettato, al punto che gli sviluppatori sono dovuti correre ai ripari e potenziare i server per contenere anche solo il numero di login in simultanea di Steam. Ma a proposito di sviluppatori, chi sono gli sviluppatori di Helldivers 2? Così come il primo, Helldivers 2 è stato sviluppato dal team di Arrowhead Game Studios, casa di sviluppo indipendente che mosse i suoi primi passi nel 2008 in Svezia, quando non era altro che un collettivo di studenti dalla Luleå University of Technology. Fondata ufficialmente nel 2009, ad oggi conta ben 120 dipendenti, una follia se pensiamo a quanti team, anche più grossi di questo, abbiano partorito nel 2023 giochi dall'impatto immensamente minore. Arrowhead ad oggi ha all'attivo solo 5 giochi dal successo, devo dire, altalenante. Nel 2011 fecero il loro debutto con Magica e nel 2013 ricalcarono le scene con The Showdown Effect, entrambi pubblicati dalla Paradox Interactive. Nel 2014 tornarono con Gauntlet, un hack and slash dungeon crawler pubblicato da Warner Bros. E nel 2015 finalmente mostrarono a Sony il progetto del primo Helldivers, che vide la luce prima su PS3 e PS Vita per poi arrivare anche su Steam. Dal 2015 quelli di Arrowhead sono spariti dalle scene per poi riapparire nel 2024 appunto con Helldivers 2, che fin dal day one sembra aver superato ogni più rosea aspettativa di Sony e dello stesso team di sviluppo, che si ritrova oggi a dover ricercare nuovo personale attraverso il sito ufficiale per poter sostenere quello che ormai è un prodotto dall'indubbio successo che necessita, molto più del primo Helldivers, di essere seguito ed aggiornato. Ma quindi sto gioco che è? Si tratta di uno shooter in terza persona a tema sci-fi con degli elementi da extraction shooter in cui siamo chiamati a difendere la pace e la democrazia della superterra combattendo contro gli invasori che si avvicinano al nostro sistema con intenti omicidi, di pianeta in pianeta. Ogni battaglia che portiamo a termine da soli o con altri 3 giocatori contribuisce alla vittoria della guerra che è attualmente in corso su quel pianeta contro quella determinata fazione, fino alla conquista o alla difesa del settore in cui il pianeta si trova. A nostra disposizione avremo un arsenale di armi sempre crescente che non si limita soltanto a quelle che possiamo impugnare. Potremo infatti richiamare l'aiuto della nostra nave che orbita intorno al pianeta, che all'occorrenza potrà bombardare i punti segnalati nei modi più disparati, oppure ancora mandarci in aiuto armi ed equipaggiamenti speciali che possiamo scegliere e personalizzare prima di partire per la spedizione. Gli stratagemmi, questo è il nome di questi aiuti, sono sicuramente uno degli aspetti più interessanti di questo gioco. Insomma, in soldoni, se avete giocato Helldivers 1, quello, ma più bello. Dunque, gli stratagemmi sono quelli che vedete in alto e là, insomma. E funzionano così. Ora, sono stato molto veloce, forse, non ci avete capito moltissimo. Quello è grosso, ma non c'è nessun problema. Arrivederci. A contribuire al successo di Helldivers 2 c'è poi sicuramente il damage output delle armi, che su ogni nemico riesce ad essere estremamente soddisfacente. Ad ogni colpo, a seconda delle armi utilizzate, riesci a vedere proprio i pezzi del nemico staccarsi e cadere fino alla sua dipartita. Questo succede con qualsiasi arma utilizzata, che si tratti dalla semplice pistola fino al lanciarazzi più esplosivo. Il tutto condito ovviamente da un'ambientazione super ironica che fa leva su quanto di più americano possa esserci nel mondo, ossia l'esportazione della libertà. Fa ridere perché sì. Di sicuro però il successo di Helldivers 2 è da imputare soprattutto a quel gran figlio di puttana di Joel. E chi è Joel? Joel è quel gran pezzo di merda che fa il game master del gioco. Decide dove le fazioni nemiche attaccheranno, quali pianeti conquisteranno, dove sarà più complicato affrontarle e dove no.
e decide se dare una mano ai soldati della Superterra oppure rendergli la vita estremamente più complicata, aggiungendo dei malus atmosferici in un determinato pianeta che magari in quel momento, sempre grazie a lui, è il prossimo obiettivo che la community deve perseguire. Ricordo ancora il deploy degli stratagemmi rallentati del 100%. Non è stato divertente, Joel. Non lo è stato. Ma volete sapere la cosa più spassosa di tutte? Non è finita qui. Il team di Arrowhead aveva una roadmap ben definita, roadmap che è stata letteralmente distrutta dal quasi milione di giocatori che giocano attivamente a Helldivers 2, a fronte dei 10.000 auspicati dal team di sviluppo. Quindi via di stravolgimenti, riequilibri vari e tante, tante novità che già praticamente sono state annunciate. Una nuova fazione, nuovi stratagemmi, nuove armi e, mio Dio, veicoli estremamente letali e versatili, che aggiungeranno ancora più pepe ad un gameplay che già così ha abbastanza variabili da regalare un numero di emozioni e situazioni spassose che non appari. Soprattutto se prendiamo in esame quanto è uscito in termini di videogiochi negli ultimi, 4 anni? Bella. Ci penso io, amici. Io mi distanzierei se fossi in voi, eh? Vai. Ma avvisato, insomma. Fate un po' voi. Ma... ho letto che vuoi aggiungere altri tipi di unità boss, Joel. Ti sto guardando, Joel. Questi due fattori, insieme ad un gameplay estremamente semplice e molto intuitivo, rendono Helldivers 2 il gioco perfetto, soprattutto quando si è in party. Helldivers 2 integra e migliora quanto già fatto con il primo capitolo col sistema dei potenziamenti. Oltre agli stratagemmi già citati, in gioco avremo la possibilità di sbloccare con i campioni ottenuti nelle varie missioni anche dei moduli per il nostro Destroyer, che ci permetteranno di avere la vita un minimo più facilitata quando siamo in missione, migliorando magari il cooldown per il deploy degli stratagemmi o migliorandone semplicemente l'efficienza. Questo favorisce un gameplay loop che trovo sia molto prossimo ai roguelike, dove in una run con particolare fortuna o abilità possiamo contribuire al miglioramento delle successive. Oltre a questo abbiamo la possibilità, con le medaglie e i super crediti, di sbloccare armi e armature. Queste ultime, oltre a rappresentare anche un semplice modo per personalizzare il nostro Helldiver, avranno anche delle abilità a corredo che ci aiuteranno nei modi più disparati una volta scesi sul pianeta designato. Il tutto, ovviamente, punta a renderci man mano le cose più semplici in modo da permetterci di alzare l'asticella della difficoltà con conseguenti premi maggiorati ed un contributo finale alla guerra che va ad aumentare una volta completata l'intera campagna. Un gioco che, a dispetto di tutti i problemi che ha scatenati dall'impreparazione al successo di Arrowhead, ad oggi è la mosca bianca del videogioco, per me l'unico a regalare divertimento ed intrattenimento costante ad un livello altissimo tra tutti i giochi usciti tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. E voi cosa ne pensate? Avete già giocato Helldivers 2? Avete già giocato Helldivers 1? Scrivetemi nei commenti e intanto io torno ad esportare libertà e democrazia.